conoscete benissimo chi è presente. Sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni nelle regioni del Mezzogiorno. L'opportunità viene fornita dal progetto Resto al Sud. Per conoscere meglio la misura di sostegno pensata per rilanciare la crescita economica in 8 regioni del Sud Italia, il consorzio Promoter SoCoop ha organizzato un incontro sul tema rivolto ai giovani e alle imprese nel centro congressi Davide Failla a Vittoria. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Invitalia, Ipari Valley e il comune di Comiso. Tra uno degli obiettivi che il consorzio Promoter ha è quello di incubatore di imprese. Ci stiamo facendo riconoscere dalla Camera di Commercio come incubatore certificato privato e lo scopo dell'incubatore è proprio la promozione della nascita di nuove imprese, lo sviluppo, l'accompagnamento per un periodo ben delimitato nel tempo con strumenti di supporto e quindi l'avvio poi autonomamente dell'impresa fuori dall'incubatore. I giovani possono ottenere fino a 50.000 euro per richiedente e 200.000 euro sotto forma societaria. Sono esclusi dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio. Le agevolazioni previste sono di due tipi: contributo a fondo perduto del 35% del programma di spesa o finanziamento bancario a tasso zero al 65%, che va restituito in 8 anni e che si può ottenere presso le banche aderenti alla convenzione con Invitalia e ABI. Il nostro istituto di credito ha diverse misure che favoriscono proprio l'imprenditorialità e l'autoimprenditorialità giovanile. A parte delle misure di microcredito che utilizza direttamente a livello nazionale, altre con fondi di enti e istituzioni locali, poi ha grande attenzione per questa misura Resto al Sud, che come dire, è molto gradita non solo alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, ma a tutto il sistema bancario. Anche il comune di Comiso ha voluto aderire all'iniziativa, utile per informare i giovani, poiché oggi è fondamentale operare per creare occupazione e impresa. L'importanza è quello di far conoscere ai giovani del territorio, gli under 35 appunto, che possono avere accesso a questa misura Resto al Sud, profondamente importante, ma forse ancora non particolarmente conosciuta, la possibilità quindi di sviluppare impresa e di farlo attraverso dei canali finanziari che oggi Invitalia mette in campo, agevolando l'imprenditoria giovanile. Voglio parlare perché è difficile trovare le occasioni. Ottima possibilità quando noi nella nostra, diciamo, la nostra partecipazione a questa iniziativa cimentarsi nel fare impresa.